Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi Polvere di Stelle. Allora, amici single del Sagittario, vediamo come sarà in amore il vostro mese di maggio. Quindi, maggio single del Sagittario. Maggio single del Sagittario. Io voglio ricordarvi comunque che sono stesure generali che quindi non possono risuonare con tutti. Prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto. Detto questo, ringrazio tutti i nuovi iscritti perché siamo arrivati a quota 700, quindi vi ringrazio tutti. E lasciate un like, un commento, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per consulti personali. Per vedere la vostra situazione, scrivetemi una mail a tarocchipolverodistelle@gmail.com. Quindi, amici single del Sagittario, come sarà il vostro mese di maggio? Vediamo, eh? Qui siamo un po' bloccati, vorremmo agire, ma non lo facciamo, ci sentiamo un po' impotenti. Ma in realtà le capacità e i mezzi ce l'avremmo. È che stiamo un po' scappando, una situazione comunque si sblocca, dovete lasciare andare un po' di pensieri, ma vedo che questo riuscirete a farlo tranquillamente. E vedo anche che riuscirete ad essere molto più centrati, a dare molta più retta ai vostri istinti, alle vostre intuizioni. Qui avete anche una visione un po' più chiara delle cose, di come sono andate in passato. Sapete di essere persone meritevoli, persone concrete. È che sì, c'è ancora un qualcosa che secondo me non vi fa vedere le cose così chiare come sono. Vediamo invece nello specifico per l'uomo e la donna. Quindi iniziamo con i maschietti, quindi single uomini del Sagittario. Cosa succederà nel mese di maggio in amore? Uomini single del Sagittario, cosa succederà in amore? Queste le prendiamo. Allora, amici ometti del Sagittario single. Allora, qua voi vi siete allontanati comunque da una situazione dal quale un po' qualche piccolo pentimento c'è. Avete fatto dell'introspezione e siete pronti comunque a ripartire. Avete capito il vostro valore, avete capito qual è la vostra concretezza, avete capito anche quali sono stati i vostri errori. State lasciando da parte molta freddezza e immaturità. Io qui vi direi che c'è un ritorno del passato, comunque dovete lasciare andare un po' di pesantezza ancora per sentirvi completamente vittoriosi. Bisogna togliere comunque questa corazza e non aver paura della completezza. Vi vedo un po' annoiati e comunque ancora un po' bloccati. Eh sì, qui la donna è una donna del passato, ve lo riconfermo, una persona con cui avete chiuso, una persona con cui al momento c'è un blocco, una persona che, con cui diciamo la rottura che c'è stata l'avete basata un po' anche secondo me su qualche bugia. Diciamo che i vostri tempi di attesa stanno finendo. Avete chiuso questo ciclo, ma siete pronti anche a riaprirlo.
E qui io vedo comunque un amore del passato. Quello che mi preoccupa un po' è questa noia che voi avete. Avete voglia di comunicare e avete anche voglia di stabilità. Stabilità che questa donna vi ha saputo comunque dare. Voi avete capito il valore di questa persona nel momento in cui vi siete allontanati. Questo è un po' il brutto, nel senso che non gli avete saputo dare il giusto valore. Siete stati anche molto possessivi con questa donna in passato. La rottura c'è stata. Quello che è stato creato in questa donna è stato uno shock emotivo che comunque anche lei sta superando. Sì, io qui vedo proprio un ritorno del passato con la vostra voglia di concretizzare qualcosa di più. Non credo che questa persona, vi riaccolga a braccia aperte, nel senso che un pochettino ve la farà pagare. Per quanto poi le cose si vadano a sistemare con questo quattro di bastoni, però sicuramente un po' ve la farà sudare la questione. Ha bisogno di certezze, ha bisogno di capire anche lei che voi siete delle persone più stabili emotivamente rispetto a quello che siete stati nel passato. Vedo che c'è stata molta gelosia, vedo anche che c'è stata della vostra immaturità, vedo comunque un vostro voler valutare bene le cose dentro di voi e questo ritorno dal passato ci sarà. O meglio, con il passato, perché secondo me siete voi a comunicare, avete proprio questa voglia di comunicare a questa persona, quindi comunque non vedo una persona nuova. Per quanto invece riguarda le nostre donnine, vediamo per le donne del Sagittario single, donne single del Sagittario, che cosa succederà in amore nel mese di maggio. Ritorno, nuovo amore. Nuovo amore, ritorno per le donne single del Sagittario. Donne single Sagittario. Donne single Sagittario. Donne single Sagittario. Le donnine sono un pochettino più bloccate, eh? Però vedo un'unione. Un'unione con un bellissimo cavaliere di coppe. Quindi adesso vediamo che cosa ci dicono, se è nuovo o vecchio. Qui voi avete attraversato tantissima sofferenza con un uomo che mi esce come un imperatore al contrario, quindi comunque un uomo insicuro. Che usava questa corazza per nascondere queste sue fragilità. Quindi risultava un uomo duro, risultava un uomo, come si può dire, pretenzioso, ma in realtà era giusto una corazza che indossava. Voi vi siete sentite un po' declassate, mi viene da dire come termine. Avete sofferto molto per questa persona e questa sofferenza voi la state elaborando. Non volete, avete secondo me capito che avete fatto tutto quello che era possibile fare, non avete rimpianti, non avete rimorsi, siete pronte a ripartire, ad aprire un nuovo ciclo. State ancora valutando un po' il vostro lavoro, ma in questo caso, secondo me, è proprio il vostro lavoro fisico, vale a dire proprio il lavoro materiale. Voi vi siete buttate sul lavoro che al momento comunque fingete che
sia la cosa che vi dà più soddisfazione, cioè vi siete proprio buttate sul lavoro fingendo che sia la cosa che vi interessa di più al mondo. Cerco di essere un po' chiara. Ovviamente piove, quindi mi conoscete e va bene così, mi impappino da sola. Voi siete pronte a dei nuovi inizi, avete capito il vostro valore, sapete di avere tutte le carte in regola per poter avere ciò che state manifestando. State lasciando da parte i pensieri negativi, volete un giusto equilibrio in un rapporto, state mettendo però ancora in luce i vostri lati ombra, vale a dire che state ancora, secondo me, qua indossando una maschera di durezza, che però non vi si addice. State dando molto retta alle vostre sensazioni, a quello che il vostro fisico vi dice. Proprio ascoltate molto la vostra pancia, la vostra pelle, qua mi viene da dirvi. Avete bisogno proprio di una stabilità. Non vedete i frutti del vostro lavoro, non pensate di aver seminato, ma non riuscite a vedere germogliare questi fiori e queste piantine, e quindi questo vi sta creando un po' di instabilità, vi fa sentire un po' inermi. Qui un nuovo inizio molto concreto c'è. E secondo me la persona è una persona nuova. Qui proprio voi avete chiuso, secondo me, un ciclo karmico, avete fatto molta introspezione. Io qui vedo una persona nuova. Una persona nuova, una persona che comunque sia matura, una persona che matura sia a livello di età che a livello sentimentale. Ma è una persona anche che secondo me si sta, mi verrebbe dire, da adeguare, si sa adeguare alle situazioni. È una persona che comunque nel suo essere matura, nel suo essere formata, è anche una persona che comunque sa scherzare, una persona piacevole, qua mi verrebbe da dire. E secondo me una persona sì che si adegua alle situazioni, se c'è da scherzare, scherza, ride, ma se c'è da essere seri, sa essere una persona coi piedi per terra. Ambivalente, mi piace questo termine, ambivalente. E qui sì, ci sarà un nuovo inizio concreto, basato molto sulla solidità, anche sui sentimenti, ma probabilmente non è quell'amore da farfalle nello stomaco, ma un qualcosa di veramente importante, un qualcosa che secondo me cresce piano piano. Io per le donne del Sagittario vedo proprio una nuova persona. Fatemi sapere se vi siete ritrovati, lasciatemi un like, un commento, se avete bisogno scrivetemi a tarocchi polvere di stelle @gmail.com e con il segno del Sagittario ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!